Sanremo. Direi che, parlando di bellezza, io sono quello che ha lanciato un po' l'idea della bellezza sostenibile. Oscar Wilde diceva che apparire era meglio di essere, io dico sopravvivere sarebbe anche più importante. Quindi non chiediamoci mai se grasso è bello, magro è brutto, ma è sano o non è sano, perché purtroppo la mente inganna. Quindi la salute è sempre come arbitro della nostra bellezza, quindi cerchiamo una bellezza sana. Beh, direi di sì, però anche comunque la bellezza poi va, anche se è bella naturale, però comunque va mantenuta. Ciao Bologna. Ciao Bologna, si sta da Dio qui. Ciao. Da lunedì troverete a www.psuzero, scritto per esteso.it, il sito che permette a tre categorie, diciamo, di operatori del settore commerciale della piccola e media impresa di operare. Ci sarà una parte dedicata ai consumatori che potranno segnalare dei prodotti che sono utili, buoni e preziosi, ma che non hanno ancora grande divulgazione, e quindi potremo dare impulso a questi prodotti. C'è una zona dedicata alle aziende che, essendo in una fase magari di startup o avendo dei budget, dei volumi d'affari piccoli, non riescono ad accedere alle grandi agenzie che fanno marketing e pubblicità nella maniera tradizionale, che invece attraverso TiconZero possono iniziare a farsi conoscere avendo dei testimonial che credono nei loro prodotti. E poi abbiamo una sezione testimonial dove potenzialmente non solo i personaggi dello spettacolo possono essere testimoni all'impatto zero, ma tutti coloro che, credendo in un prodotto, ne sono anche fruitori e consumatori.